È stata una bella giornata di trasparenza, partecipazione, unità. Il segretario del PD ha un mandato chiaro sulla politica, sul programma e sulle regole. Le regole sono di apertura ma anche di serietà. Noi cediamo sovranità, ma coloro che parteciperanno, e ci auguriamo siano tanti, dovranno assumersi una responsabilità pubblica verso il Paese. Io quindi la mia indicazione, se posso dare un suggerimento che ritengo di saggezza, è fermarci lì e discutere con gli altri contraenti come migliorare, organizzare nel dettaglio anche le cose. Grazie a tutti. Mi è favorevole sulla delega, vi prego di portare pazienza. Avremo quindi la proposta che presenteremo agli altri candidati con primarie aperte, ancorché con l'iscrizione preventiva possibile, ma anche nel momento del voto, nello stesso luogo, e chi voterà al secondo turno non necessariamente dovrà aver votato il primo. Quindi è quello che noi volevamo. Onestamente, per un partito che si qualifica democratico ci sono degli interrogativi che attendono risposta. Anche nel partito bulgaro, comunista bulgaro, qualcuno che votasse contro lo si trovava. Insomma, tante questioni che vorremmo discutere con i due candidati e gli altri che si aggiungeranno, si sono aggiunti tanti oggi. No, le norme sono fatte per Renzi, non c'è nessun elemento ostativo alla sua candidatura, la registrazione può avvenire anche il giorno del seggio, la verità è che la soglia per candidarsi è molto alta perché ci vogliono 18.000 firme in una settimana, per cui adesso vi saluto che devo andare a raccogliere le firme. Le primarie fanno sempre bene, l'importante è farle con un po' di certezza. Noi avevamo chiesto le regole a luglio, purtroppo arrivano un po' tardi. Ma le regole che sono state approvate oggi sono chiare. Sia i partiti che formeranno l'alleanza dei democratici e dei progressisti, sia tutti i candidati dovranno firmare una base di valori, di programmi e una prospettiva politica comune, e questa sarà impegnativa per tutti. Significa che il centrosinistra si candida a guidare il Paese sulla base di alcuni obiettivi, sia il rigore ma anche equità, riforme, crescita. Significa che tutti coloro che partecipano alle primarie assumono questo come un impegno comune. Evidentemente io sono sempre stato per le primarie più aperte possibili, ma è anche chiaro che firmare, non preregistrare, ma firmare che si vota perché ci si sente di sinistra, penso che questo sia scontato. Io sono una di quelle che le vuole aperte le primarie, seppur sostenendo Bersani, cioè nel senso che sostengo Bersani, ma sono una che le vuole aperte, voglio la massima partecipazione. Un po' restringe il campo. Esatto, dobbiamo fare in modo che sia possibile, seppur diciamo nel rispetto delle regole, ci sia la possibilità di aprire le porte, di tenere le porte aperte pur nel rispetto delle regole. Aver messo nella carta di intenti l'alleanza moderati e riformisti come elemento di patto di legislatura per il governo del Paese del nuovo centrosinistra è la risposta a chi deve votare alle elezioni politiche e non alle primarie, che avremo una capacità di governo tra moderati e riformisti in grado di rispondere ai bisogni del Paese, che solo l'alleanza Bersani-Vendola forse non sarebbe in grado di corrispondere. Non ci sono, queste sono regole che consentiranno a Renzi e ad altri di candidarsi, questo è quello che sta accadendo questa mattina qui all'Ergiva. Che, come converrà con me, è un'anomalia, nel senso che ogni partito dovrebbe avere un candidato, invece sarà concesso a tutti coloro che hanno un minimo di sostegno dai democratici di partecipare alle primarie. Quindi oggi l'assemblea deciderà la modifica dello statuto e sarà consentito a tanti di partecipare alle primarie. Occupa i primarie, sì, certo, per una partecipazione vera e non formale degli elettori del Partito Democratico alle decisioni del loro partito. Il Partito Democratico è nato per fare partecipare i cittadini alle decisioni politiche, alle decisioni delle istituzioni. Crediamo che quindi la decisione dei cittadini non sia solo scegliere il candidato premier, con tutta la confusione sulle regole che sta avvenendo, per scegliere attraverso referendum deliberativi la linea del Partito Democratico.